Buon pomeriggio a tutti dal CSBNO e da Percorrendo l'Arte. Questo pomeriggio parliamo del Teatro Farnese di Parma, gioiello dell'architettura italiana e uno dei più antichi e più grandi teatri del mondo. Il teatro fu voluto dal duca di Parma, Ranuccio I Farnese, che voleva realizzare una grande festa di matrimonio per suo figlio Odoardo con Margherita dei Medici, figlia del granduca Cosimo II. Per la costruzione venne interpellato l'architetto ferrarese Giambattista Aleotti, che in pochi mesi finì il lavoro, poi completandolo con questo portale trionfale all'inizio della sala. La sala quindi non doveva solo ospitare i festeggiamenti del matrimonio, ma doveva diventare un esempio di grande tecnologia, di grande spettacolarità e di mezzi teatrali che per l'epoca dovevano essere assolutamente mai visti. È interessante che l'Aleotti dovette rivestire di legno, abete rosso del Friuli, e stucco e tante altre decorazioni delle superfici che insieme fanno 5.000 metri quadri. Venne usata la vecchia sala d'armi del Palazzo della Pilotta per ospitare questo capolavoro. Dedicato, come vedete nel frontespizio, a Bellona, dea della guerra, e alle muse, il teatro si ispira ai precedenti storici del Teatro Olimpico di Vicenza del Palladio, 1580, oppure anche al teatro all'antica di Sabbioneta dello Scamozzi del 1590. La sala è lunga 87 metri, alta 22, larga 32. È formata da una pianta a lettera U, come vedete, un po' come se fosse un ferro di cavallo, quindi si lascia la pianta dei teatri greco-romani a mezzaluna e si aggiungono queste due braccia, con 14 gradinate che potevano ospitare fin 4.000 spettatori. Quindi gli spettatori non stavano nell'arena, che come dicevo prima era il luogo che doveva essere utilizzato per gli spettacoli. La decorazione degli ordini superiori delle gradinate viene fatta con le serliane. Si eredita quindi il modulo architettonico detto serliana da Sebastiano Serrio, composto in questo modo e che conferiva, ripetuto all'infinito, una visione monumentale a tutto l'insieme, come se si entrasse nel foro di Roma. Tutta la sala, come potete vedere dal modellino, venne decorata con gessi, statue, stucchi e che dovevano essere ricoperti come dare all'effetto di un finto marmo. La cosa interessante è che l'arena era completamente separata dalle gradinate e si doveva poi cercare di realizzare un grande proscenio, come vedete, e poi anche il palco ducale o balcone del principe, qui in questa posizione che, come vedete, è l'antesignano del palco reale dei nostri moderni teatri. Era la sede della coppia degli sposi che parteciparono all'azione scenica del copione dal loro posto. Quattro grandi lampadari e oltre 2.400 fonti luminose arricchivano la sala di questo splendore luminoso. Il 21 dicembre, allora, del 1628, Margherita dei Medici viene da Firenze a sposare Odoardo e la celebrazione ha una grande valenza politica. La coppia è giovanissima, si vuole quindi dare una nuova aria di respiro, nuove speranze per il futuro. Claudio Monteverdi venne chiamato a dirigere l'opera, era il più grande compositore dell'epoca. E pensate, dopo questa data del 1628, il teatro fu usato solo 9 volte in tutta la sua esistenza, fino al 1732, quando Carlo Borbone, ultimo discendente della famiglia Farnese, venne a ereditare le collezioni di sua madre Elisabetta Farnese. Passò per Parma e venne celebrato con uno spettacolo. Oggi lo vediamo ancora così, completamente ricostruito dopo il bombardamento del 1944. Ancora si respira quest'aria profumata di legno, è un luogo molto suggestivo e speriamo di visitarlo insieme molto presto. Arrivederci a tutti dalla CSBNO e da Percorrendo l'Arte.